Pace a tutti e che Dio ci benedica. Sono il fratello Costa e sono il referente per Napoli e provincia del progetto Vite Trasformate. Che dirvi, ancora oggi voglio incoraggiarvi a perseverare nel servire il Signore, ancora vi voglio incoraggiare a seguire il nostro Gesù vivente, ma soprattutto ad avere un'intima comunione, ad avere una connessione attiva con il nostro Gesù. Capisco che in questo periodo sarai afflitto, sarai afflitta da tante problematiche, ma ti svelo un segreto: l'unico che può liberarti da tutto ciò è Gesù. Quando tu instauri un'intima comunione con Gesù, sentirai una pace nel tuo cuore. Qualsiasi sia la problematica, Gesù è pronto a spezzare ogni legame, a spezzare ogni dipendenza, ma soprattutto a darti aiuto e ad esserti vicino in qualsiasi momento della giornata che stai passando, o anche stesso della tua vita, no? Allora, come Gesù l'ha fatto con me tanti anni fa, lo può fare anche con te che stai guardando questo video. Quindi oggi la cosa che ti chiedo è quella, se ancora non l'hai fatto, è di accettare Gesù come personale salvatore, di chiedere perdono per i tuoi peccati e soprattutto di dire: Signore, voglio conoscerti, Signore, voglio scoprire il tuo amore, Signore, fa di me uno strumento affinché io possa servirti. Amen. Quindi non pensare alla problematica, ma pensa soprattutto alla risoluzione della problematica, perché con Gesù risolverai ogni tuo problema. Che dirti? Io pregherò per te. Come vedi sui nostri social, su Facebook, su Instagram, c'è la nostra pagina Vite Trasformate, c'è un numero di telefono. Qualsiasi sia il tuo problema, qualsiasi richiesta, scrivici, telefonaci, c'è uno staff pronto a seguirti, ad ascoltarti e a pregare con te e a pregare per te. Quindi, qualunque sia il tuo problema, non esitare a chiamare, ma ti aspettiamo in questa grande famiglia che Gesù ha fondato secondo il suo amore. Che Gesù possa benedire la tua casa, la tua vita, e che dirti, come Gesù ha liberato me da tante cose, da tante dipendenze, lo può fare anche con te. Non te lo dimenticare, Dio ti ama.